Ricordi dell'acquedotto della Cassa del Mezzogiorno. Ecco qui, un bel panorama. C'è il prascame, stranamente non è pulito. Beh, adesso è il 24 dicembre 2022. Evidentemente questo acquedotto adesso si vede perché qualcuno qui ha dato una pulita, non so chi. Comunque qui in mezzo vediamo che il pozzetto dell'acquedotto della Cassa del Mezzogiorno è pieno di inguria, di abbandono. Anzi, qui ci sono rovi, alberi. Vediamo, andiamo qui. Questo dovrebbe essere il pozzetto che ha bisogno di una continua manutenzione, ma qui non c'è nessuna manutenzione. Qui c'è solo inguria, abbandono, degrado. Anche qui questo fabbricato è stato acquisito al patrimonio comunale, ma il problema di questo fabbricato è oggetto di demolizione e di sentenza definitiva in possesso dell'amministrazione della provincia dell'Aquila. Avviciniamoci. Vedete, questo è di circa 4 metri quadri, c'è caduta l'erba, ci sono gli alberi intorno, qui sotto c'è un tubo di circa 45 metri di alto, c'è la cassa di giorno. Ecco qui, vediamo un po' qui dove sta il limite, l'altro limite dove sta qua, qua non si vede niente. Sì, comunque questo è di 4 metri quadri, circa 2 metri. 2 metri qui, che proseguono fin qui, anche oltre, vedete, questo di 4 metri qua. E anche qui, come mai il contratto con il turistico marziano non viene a pulire qui? Ma anzi le bollette, chi non le paga? Viene tolta l'acqua, erogazione dell'acqua. Che schifo, inguria, abbandono. E i pesci pagano. Tutti i cittadini, eh? Ecco come funziona l'Italia. Va bene, e adesso vado.